Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Cazzo. Attenzione, Piero. È lui, stai zitto. Attenzione ragazzi, oggi abbiamo qua gente ricca, guardate. Guarda, tutto Grenz, pagaci. Allora ragazzi, cosa ne pensate di queste tre motine? Questa qua fa un po' schifo però. No dai. Adesso chiediamo... Paghiamo il mezzo più potente però dell'altro. Ah beh, chiaro. Questo qua ragazzi... Piero, ci descrivi l'elaborazione di questa moto molto potente. Vai Piero. Allora... 3, 2, 1, tac, via. Tutto nato da un incrocio con un marciapiede. Ah beh, Piero, ma questo qua non l'hai pagato tanto. No, sto qua lo lascio così col cazzo. Ma quanto l'hai pagato questa modifica? Questa modifica un po' di... sbucciata le ginocchia. Ok, siamo a 20 euro poi. No. Vai. Giannelli. Reverse. No. Vediamo. È ancora dritta. È di qua. Ah, oh, cazzo. È di qua. Sì. Ok, poi. 70. 70. Top? No. Malossi? Dopo. 70 Piero? Attenzione. 19. Doppio carburatore però, no, mica doppio questo. No, uno solo. Ragazzi, Piero fa i soldi. Sì, Chissà con che cosa. Allora ragazzi, adesso chiediamo gentilmente al... chiediamo a Piero se proprietario. Al proprietario se ci fa provare il suo onorevole mezzo. Che hai? Va bene. Ok. Qua si vede la differenza fra un rider serio e un rider deficiente. Allora, guardate tutta l'attrezzatura, molto Grenz, casco sguarna, molto KTM, mi sembra che... no, perché lui c'ha anche un TX e un 701 a casa. TX. Il... No, TX, quello nuovo è TX. Ma lui è il TX. No, vabbè, ma lui ha il TX adesso. Taglia quel pezzo qua, taglialo più. Ma perché è il TX? No, TX vecchio! Ma lui ha anche il TX a casa! Anche il TX! Io sì! Okay. Allora, no, questa qua tirala giù perché costa 8.000 euro! No, beh, ce la metto! No, tutte? Tutto metto! Il KTM X, il Husqvarna X. Come si accende? Vai! Ha la pidivella questa! Ah, ok, perfetto! Che motore! Anti-wheel così? Ma così è Winnie Pro! Winnie Pro! Ah. Ok! Se arriviamo a 1000 like, Piero botta.pietro su Instagram proverà la mia moto. Proverà la mia moto, io gli insegnerò a impennare come primo step. Come secondo step gli insegnerò a grattare la targa, poi a grattare la pancia. Vai, si parte. Si parte, eh? Che motore! Vero?
la domanda è: si impenna? Ora lo vediamo. Faccio tipo, a volte gli do il colpo di gas, tipo si spegne. Oh. Perché non sei inserito. Non sei inserito, vai, non sei inserito l'anti-win, ragazzi. Vai. Proprietario mi ha preso per il culo, eh. Sempre di qua perché sono abituato a bere la marmita a destra. Madonna! Basta ragazzi, gliela porto giù perché sennò non gliela lascio più. Basta, basta. Allora ragazzi, posso dirvi che tanti dicono che è un barcone questa moto. Cioè, in tanti lo dicono, però... cioè, secondo me... sì, allora, uno se vuole prendere questa moto qua non deve fare le cose che faccio io, nel senso che io la moto la uso più che altro per fare le stronzate, tra virgolette, cioè mi piace impennare, mi piace fare
delle cose un po' più, diciamo, non serie come potresti fare con questa moto. Però alla fine c'è tante cose per farle anche con questa. Sì, enduro e poi farlo. Che moto, drop it.